È la volta di Catanzaro, nella sala giunta della provincia, la presentazione dei candidati a Camera e Senato del Partito Democratico nel collegio numero 8, Nicodemo Oliverio, Enza Bruno Bossio e Tonino Scalzo. Noi non chiediamo e non promettiamo la luna nel pozzo, non facciamo sicuramente le promesse del paese dei balocchi, vogliamo un giudizio netto su quello che abbiamo fatto, sull'attenzione del governo al nostro territorio e sulla possibilità vera di poter sempre di più avvicinare le classi più deboli, coloro i quali hanno più bisogno, e non abbiamo mai lasciato solo nessuno, non abbiamo lasciato solo quelli che hanno meno reddito. Il reddito di inserimento è una cosa straordinaria, il 17% delle domande sono state fatte in questa regione. Insomma, noi non vogliamo fare promesse, ma vogliamo soltanto dimostrare i fatti concreti che abbiamo realizzato. Si sono fatte nel sud e in Calabria cose che non si vedevano da 20 anni, dagli investimenti sulla Salerno-Reggio Calabria, sulle ferrovie ioniche, fino alla zona economica speciale. Le uniche due zone economiche speciali in Italia sono a Gioia Tauro e a Salerno. Non promettiamo cose che lo stesso Berlusconi, che oggi si ripropone come se il tempo per lui non fosse passato, a dire le cose di 20 anni fa e che però in 20 anni di governo non è stato in grado di fare, per non parlare poi dei 5 Stelle che hanno una classe dirigente sostanzialmente incapace di governare, come hanno dimostrato anche nelle città di Roma e di Livorno. Credo che gli atti del governo Renzi prima e Gentiloni dopo vadano assolutamente in questa direzione. Il reddito di inclusione sociale, quindi il sostegno alla povertà, è fondamentale per ridare speranza e coraggio, per ripartire con un paese che non si accontenta di questo, ma serve per ripartire, per rilanciare il lavoro, l'occupazione, quella giovanile. Ridurre quindi, soprattutto per le piccole e medie imprese, quindi la tassazione, e dare la possibilità di avere un paese dove il diritto alla salute costituisce fondamentale importanza. La nostra raccomandazione è che nella nuova legislatura si dia priorità alla riforma delle autonomie locali, partendo dalla rivisitazione della legge del Rio, che si è rivelata disastrosa. Lo ha detto il presidente dell'UPI calabrese Enzo Bruno, presidente della provincia di Catanzaro, intervenendo alla presentazione dei candidati dal PD nel capoluogo di regione. Bruno ha rilanciato il tema delle gravi difficoltà economiche degli enti intermedi a causa dei tagli dei trasferimenti del livello centrale. Come autonomie locali siamo in un'autentica trincea, ha detto Bruno. Una cupola mafiosa dalle spiccate connotazioni affaristiche, imprenditoriali e istituzionali, in grado di proiettare gli effetti delle proprie decisioni su tutto il paese. E questa è in estrema sintesi la nuova logica delle cosche calabresi, secondo quanto emerso nel rapporto sul primo semestre 2017 realizzato dalla Direzione Investigativa Antimafia. La criminalità organizzata inoltre ha concentrato i business illeciti nelle regioni del centro-nord, dal riciclo e reimpiego di capitali illeciti al traffico internazionale di stupefacenti, che rimane la primaria fonte di finanziamento. A tal proposito, l'operazione Buenaventura ha mostrato la capacità di organizzare importazioni di cocaina dal Sud America con triangolazioni via mare imprevedibili e modalità di occultamento sempre nuove. Il sodalizio contiguo alle cosche del mandamento ionico di Reggio Calabria operava infatti fra Italia, Colombia, Perù, Repubblica Dominicana e Spagna, con la droga che arrivava al porto di Gioia Tauro. Altra primaria fonte di accumulazione delle cosche resta l'estorsione, che vede ora partecipi anche nuove leve criminali, come testimoniato dalle inchieste svolte nell'area del Catanzarese, dove si sta registrando un processo di avvicinamento di nuove reclute legate alla cosca Cerra Torcasio Gualtieri. Le cosche tuttavia continuano ad infettare l'economia sana. Una recente analisi condotta sulla provincia di Crotone ha permesso di svelare gli interessi della criminalità organizzata nei settori delle costruzioni, dei trasporti
trasporti e magazzinaggio, dei servizi per l'impresa, della fornitura di energia elettrica e poi ancora delle sale gioco e scommesse, per i quali si è registrato negli ultimi anni un aumento del 500% delle imprese del settore, 5 volte la crescita nazionale. La capacità di condizionare l'assegnazione delle commesse pubbliche rimane però una costante strategia delle cosche, tanto in Calabria quanto fuori regione, e questo influisce con inevitabili effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione. L'Andrangheta è riuscita ad imporre negli anni comportamenti mafiosi in grado di scardinare gli apparati burocratici della Calabria e di altre regioni infettate dalla criminalità organizzata calabrese. Gli agenti della squadra mobile di Catanzaro hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Vincenzo Arcieri, 48 anni, e Giovanni Notariani, di 47, entrambi già detenuti, considerati esponenti di spicco della cosca Giampà di Lamezia Terme. I due sono ritenuti responsabili dell'omicidio di Giovanni Gualtieri, esponente, secondo gli inquirenti, della cosca avversa Cerro Torcasio Gualtieri. L'omicidio fu commesso a Lamezia Terme il 13 novembre 2004 all'interno di una sala giochi ubicata nel centro città, in cui erano presenti numerosi avventori. Il delitto sarebbe da inquadrare nella guerra di mafia in corso in quegli anni fra le opposte consorterie per il predominio sulle attività illecite. È grazie al fiuto dei due cani antidroga Bruce e Floyd che nel corso di un controllo in via Popilia a Cosenza la polizia ha scoperto un anfratto nascosto che conteneva un vero arsenale di armi oltre ad alcune quantità di stupefacenti. Armi e droga erano nascoste all'interno di una intercapedine senza porta nel seminterrato di una palazzina popolare. Al locale, alto circa 90 cm, si può accedere solo da uno stretto finestrino che dà sulla strada, ma che era coperto con un barile. Dall'agitarsi dei cani i poliziotti hanno capito che doveva esserci qualcosa e infatti, ben conservate ed oliate, incellofanate una per una, sono state scoperte diverse armi, anche da guerra, tutte con matricola a brasa. Un Kalashnikov di fabbricazione ungherese con diversi caricatori anche a tamburo e molti proiettili, una pistola mitragliatrice con caricatore e cartucce, una doppietta calibro 16, diverse pistole, una anche dotata di silenziatore e poi centinaia di proiettili di vario calibro, un giubbotto antiproiettile, bilancini di precisione e 370 grammi di eroina. Le indagini adesso sono indirizzate a cercare di scoprire a quale gruppo criminale appartenessero le armi e se siano state usate per qualche azione delittuosa. Devo dire che la risposta immediata è stata quella dei cani antidroga. Devo dire grazie veramente a due cani che sono dei campioni che abbiamo in polizia, sono dei nostri colleghi che lavorano meglio di noi, perché con il loro fiuto sono stati loro a portarci in questo muro, dove il cane ha iniziato a dare segni di nervosismo fino al punto che quando il cane gratta vuol dire che c'è qualcosa, e in effetti ci ha dato un bel risultato. La questura di Catanzaro ha presentato l'app denominata Upol, già operativa nelle città di Roma, Milano e Catania dal novembre del 2017. L'app ha lo scopo di permettere a tutti, giovani e adulti, di interagire con la Polizia di Stato, consentendo l'invio di segnalazioni di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti. È un mezzo per poter intervenire in modo più efficace, in modo migliore, su un fenomeno qual è quello del bullismo, e non solo del bullismo, perché l'applicazione, questa applicazione riguarda anche lo spaccio della droga, e per fare ciò dobbiamo parlare un linguaggio giovanile, dobbiamo mettere i ragazzi nelle condizioni di poter con facilità poter dialogare e interloquire con la Polizia di Stato e di poter così far sì che i giovani possano collaborare con la Polizia di Stato nella repressione di questi fenomeni. L'applicativo è facilmente scaricabile su tutti gli smartphone e tablet.
Grazie a Upol è possibile inviare, immagino, segnalazioni scritte direttamente alla sala operativa della questura, anche se il segnalante si trova in una provincia diversa. Diamo una mano ai giovani, alle nuove generazioni, proprio per ponendoci allo stesso livello e consentendo loro di utilizzare il linguaggio che loro usano costantemente, che è quello delle applicazioni. Quindi anche la polizia è presente negli smartphone, è presente sulle applicazioni ed è disponibile a colloquiare. E quello che voglio sottolineare è che Upol è un'applicazione amica, che non vuole essere invasiva, è un'amica che è disponibile nel momento della necessità. Una volta installato sul proprio smartphone, sia con il sistema operativo Apple che Android, si può scegliere se registrarsi o compilare direttamente i campi relativi all'evento che si vuole segnalare. L'applicazione localizza l'utente solo nel momento in cui lui schiaccia il tasto invio. È l'unico momento nel quale verrà localizzata la sua posizione accedendo alla posizione GPS del dispositivo che è in uso, e quindi in quel momento noi abbiamo la posizione esatta del segnalante. Immaginate una situazione di emergenza, per esempio di massima emergenza, nella quale anche al telefono a volte è difficile avere indicazioni sul posto in cui, sulla localizzazione esatta della persona che ci sta segnalando. In questo modo non esiste il problema, basta pigiare il tasto invia e l'utente viene immediatamente localizzato. Venerdì 16 febbraio si svolgerà a Catanzaro un importante appuntamento con il Franchising Day, promosso da Confesercenti. Si tratta di un meeting con i responsabili di marchi nazionali ed internazionali che incontreranno il territorio. Sede sarà la Camera di Commercio di Catanzaro dalle ore 11 alle ore 17 circa. Un incontro aperto a tutti, un'occasione imperdibile, l'opportunità di incontrare oltre 20 marchi di grande portata. Abbiamo voluto anche a Catanzaro un evento già presente in diverse altre realtà nazionali. Così il presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo, ha presentato l'iniziativa a Palazzo dei Nobili, assieme all'assessore comunale alle attività produttive Alessio Sculco, alla presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi ed alla responsabile credito di Confesercenti Area Calabria Nord, Francesco Baggetta. Franchising Day, presidente Chirillo, una occasionissima la definiva in conferenza stampa per tutti coloro che vogliono aprirsi a questo mondo, anche perché ci sarà un incontro assolutamente importante con le multinazionali, con 20 e anche oltre marchi nazionali e internazionali. Sì, la ritengo un'occasione che Catanzaro non si può lasciare sfuggire, perché siamo riusciti a portare a Catanzaro dei marchi che hanno dei punti vendita sia in Italia che in Europa e sono marchi di grande caratura. Grazie. Assessore Sculco, assolutamente cruciale questo appuntamento. Assolutamente cruciale, come è importante la giornata di oggi, perché è una giornata che ci prepara a quello che sarà l'evento di giugno 16 presso la Camera di Commercio. Era importante riuscire a veicolare, dando la massima pubblicità all'evento, spiegando quello che sarà l'evento, come si svolgerà e facendo anche comunque comprendere che è un'occasione, in quanto come ha anticipato e come ha detto prima il presidente Chirillo, saranno presenti e verranno apposta qui a Catanzaro tutti i rappresentanti delle più importanti multinazionali anche a livello con rilevanza mondiale, per ascoltare e meglio ancora valutare quelle che sono le volontà da parte dei singoli imprenditori o di chi vuole aprire un nuovo percorso di impresa attraverso lo strumento del franchising. E oltre, diciamo, a quegli incontri con questi franchisor che mettono a disposizione le loro professionalità, la loro rete, le loro conoscenze e quindi trasferiscono un know-how a tutti i potenziali francesi, tutto il sistema Confesercenti è mobilitato anche per creare le condizioni affinché queste iniziative sul territorio possano essere realizzate. Nella sala Sancti Petri della Curia Vescovile di Catanzaro è stato presentato il volume di Agazio Cassadonte dal titolo Chi è che bara, edito da Rubettino. Nel libro, scritto da Cassadonte, scomparso un anno addietro e già preside del liceo vescovile Cardinale Sirleto di Catanzaro, l'autore si mette in gioco su vari temi della cultura contemporanea con i pensatori naturalisti e postmoderni, neodarwinisti e laicisti come Emanuele Severino, Umberto Galimberti, per citare i più noti.
Il lavoro, come il Cassadonte stesso enuncia all'inizio del libro, è dedicato agli uomini di tutte le fedi, ate, storiche e rivelate, che hanno stime d'amore per l'uomo persona, senza etichette, ne difendono i diritti e ne promuovono il progresso umano, civile, sociale e politico. Questo è un lavoro che mio padre ha elaborato negli ultimi 10 anni della sua vita. È stato un po', io lo considero un po' il suo testamento spirituale, dedicato veramente a tutti coloro che vogliono approfondire queste tematiche. Io dico è un inno alla speranza in questo mondo pieno di odio, di violenza, ecco, di tante problematiche ecco, ancora non risolte. Vuole essere uno spunto per meditare e forse anche per migliorarci. I giovani sembrano sempre meno dotati di spirito critico, sempre meno dotati di curiosità. Le tecnologie svolgono una funzione certamente mirabile, ma anche ammorbante, perché come dire, limitano e a volte distruggono lo spirito di ricerca. Allora, la memoria degli scritti di uomini come Cassadonte, pur nelle diversità che ognuno di noi può sottolineare o accentuare, è importante ed è giusto che venga tramandata anche alle nuove generazioni. Ha difeso le idee cattoliche, entrando anche in forte dialettica con chi non la pensava con lui, ma il tutto in modo signorile, propositivo, mai in maniera divisiva, ma dialogante. Avere memoria di queste persone è un bel segno, non solo per la diocesi perché ha ricevuto i suoi benefici, ma perché sì, quando un popolo non perde la memoria vuol dire che ha radici profonde e può guardare lontano. In quest'ottica quella di stasera è una bellissima serata. Presentiamo questo ragazzo che è stato acquistato all'ultimo minuto, proprio all'ultimo secondo, diciamo, proprio letteralmente. È un giocatore, è un esterno d'attacco, con piede prevalentemente sinistro, quindi diciamo che incarna il ruolo quello che è di Federico Ricci. Diciamo che in proseguo di campionato si potrà tornare molto utile avere una doppia scelta in quel ruolo, quindi e poi in chiave futura aprire abbiamo aperto comunque un grande diciamo una grande amicizia con una squadra molto importante che è il Paris Saint Germain, quindi speriamo che possa portare a qualcosa. Come ogni anno all'ultimo secondo il Crotone prende un giocatore, o porta fortuna o è la casualità, anche quest'anno è successa la stessa cosa. Come avete visto, gli ultimi 3 acquisti del Crotone sono giovanissimi, perché la politica è questa qui. Siamo orgogliosi di aver fatto, secondo me, una campagna acquisto e cessioni di gennaio molto importante e con obiettivi precisi. Era da un mese che seguivamo i 3 giocatori che stanno giocando titolare, però nello stesso tempo abbiamo deciso subito di fare le operazioni così per accontentare anche l'allenatore. Gaston Ezequiel Corado, nuovo attaccante del Catanzaro Calcio, si è presentato durante la conferenza stampa di mercoledì in vista della sfida di domenica alla Sicula Leonzio. Sono contento ed entusiasta di essere qui, ha affermato Corado ai microfoni di RTC, e ho sposato immediatamente con felicità la possibilità di venire a Catanzaro, anche se non sono abituato a cambiare squadra nella stagione in corso, in quanto nel mio paese questo non avviene. Ma è anche vero che a Matera non sono riuscito ad esprimermi bene, cosa che invece voglio fare qui nonostante siamo in tanti e la concorrenza sia notevole. Arrivo con tutta la voglia, no? E sono andato a comincio di anno, sono andato a Matera pensando di fare un anno migliore quello che avevo fatto l'anno scorso, no? Ho deciso di andare lì perché avevo no? le voglie di fare bene quest'anno. Di Matera era una squadra pure che sembrava, no? che faceva come l'anno scorso, una squadra importante,
e alla fine magari non ho fatto qualcosa, ho sbagliato qualcosa secondo me, che non sono riuscito a fare bene come volevo. E a questo punto c'erano un paio di squadre che mi volevano a metà di mercato. Non sono abituato a cambiare di squadra a metà di mercato perché in Argentina non si fa così, quindi è una cosa nuova per me. Però alla fine c'era l'interesse del Catanzaro, e, diciamo, una squadra già da comincio di anno, che si sapeva che è una squadra forte, che era fatta per lottare per entrare ai playoff. E pure ho parlato con i ragazzi, mi hanno detto che la società era una società buona, e come piazza già sappiamo tutto, come, no? Una piazza calda, una piazza bella per giocare, quindi mi è piaciuto questo interesse del Catanzaro e ho deciso di venire qua. Ovviamente a sumare, a dare una mano ai ragazzi, perché il gruppo è già fatto e io devo venire a dare il mio contributo, sia diciamo, sempre a disposizione del mister, diciamo, dal giorno che sono arrivato, sapendo che devo rispettare i miei compagni e di stare al 100%, perché quando la squadra ha bisogno di me io devo essere pronto per aiutarla, no? Perché ovviamente sono venuto con la voglia di arrivare ai playoff e di fare cose importanti, no? Se no non c'ha senso. Nonostante il punteggio finale di 3-0, la Tonno Calipo Vibo Valentia ha offerto una prova volenterosa e battagliera al Pala Evangelisti, al cospetto della corazzata Perugia, capolista del campionato di Superlega Unipolsai. Non potendo contare ancora sul neoacquisto Sergio Felix, il coach vibonese si affida inizialmente alla formazione scesa in campo contro Milano. Coscione al palleggio, Paccio opposto, Costa e Veresa al centro, Lecat e Massari in posto 4, Marra libero. Il match parte subito in discesa per i padroni di casa, che si portano 7-3 nel primo set. La Tonno Calipo prova a rimanere in scia, ma la Sierra allunga fino a portarsi sul 21-12. Nel finale però i ragazzi di Frankowiak hanno un sussulto d'orgoglio, portandosi fino a meno 4 punti, uno sforzo notevole che però non basta ai giallorossi per poter battagliare ancora fino alla fine del set, che Perugia conquista 25-20. Nel secondo set subito break in apertura per Coscione e compagni con l'ace di Costa, ma gli umbri si riportano avanti e allungano sull'8-5. Dal 12-12 in poi è però un monologo perugino, con la battuta degli umbri che mette in difficoltà la ricezione giallorossa, fino al 25-18 finale per la Sierra. Nel terzo set in campo Presta al posto di Verese, Domagala al posto di Patch, ma come nel secondo set, quando Perugia si porta in battuta per la Tonno Calipo si fa dura, gli umbri allungano nonostante Frankowiak provi a frenare la corsa della capolista. Il tecnico di casa Bernardi schiera anche le seconde linee, nel finale è il croato Andrić a trovare il mani e fuori, che vale il punto finale del 25-21 in favore dei padroni di casa.